Ma che bello! Ho speso $1 milione per una farm automatica di teste. Ma c'è una specificazione per le teste o sono qualunque teste? Qualunque teste. Quindi, dato che te sei un assistente inutile, vai lì. Ecco, è tempo di metterti nel marchingegno. Capo, è sicuro che non farà male? Perché io tengo paura. No, no, si fidi, non fa niente. Totalmente non fa niente, non è proprio dolore. Magari quella testa la devo menare solo nel bidone, perché secondo me non è manco buona per la mia economia. Ehi, vegna. Ma che... Scusate, ma che vuole... Ma la maestra è qui che ci sta guardando, non c'è la maestra? No. Ma... Hai picchiato il coso, se lo vede la maestra gli metti in punizione? Penso sì. Vado prima io nella macchina fotografica. Sto tipo vuole tenere... Sto bambino vuole tenere tutte le cose per sé. Fammi andare. Fammi passare oltre le gambe ci vengono. Fammi entrare nella macchinina. Oh, si è attivata per un attimo. Tempo di entrare. Ragazzi, vedo una testa. In che senso una testa in una macchina fotografica? Andiamo a dire alla maestra. No, che ci fa male. Ci mette in punizione poi per aver messo a dormire Jack. Da quando lui si chiamava Jack? Ah no, mi sono scordato pure il suo nome. Bene. C'è la polizia. Corri. Ok, magari mettere un clone di me era stata una buona idea. Sono troppo alto poi. Fammi dare un colpo in testa. Ok, perfetto. Mi aveva tirato un estintore. Aiuto. Ma cosa c'è se lo attivo? Wow, mi sta congelando la roba! Allora smette, lo devo bloccare. Non voglio sapere che sta succedendo da sotto, riuscire a passare nel tubetto. Dai, che ci sono quasi. Perfetto, spento. Wow, quel cretino veramente si è fatto congelare. Non era molto intelligente. Se mi si sta scongelando. Magari meglio che telecinesi. Tengo la scelta telecinesi. Ecco qua, gli tiro. Tengo un paio di braccia. Questo non me l'aspettavo. Io me le prendo queste braccia. Sono mie. Tengo il certificato. Tempo di metterle. Wow, funziona, no? Però sto avendo i flash. Oh, devo... Ah, sto avendo flash, fanno male gli occhi. No. Sembra che sto per... viaggiare da una parte. Sto per viaggiare.
Ma che viaggiare? Così imparate voi ad apparire quando dovrei apparire prima io. Sta macchina, prima cosa, me la prendo io. Dove posso scrivere il contratto? Dove lo scrivo? Voglio io sta macchina. Sta macchina è troppo bella per essere lasciata qua. Me la piglio. Ora prendo pezzettino dopo pezzettino. Ecco, dammi questo pezzettino, me la porto. Ecco. Ma dove sono? Ma non di nuovo. Perché qui? Signore, venga qui. No, 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 venga qui, le faccio in ciò. Ecco, appunto. Ora la trascino col piede. Qua la apriò la gente. Venga qui. Vada là dentro! Ho detto, venga qui, signore. Venga qui, non si faccia prendere. Ecco, l'ho preso la testa. Ecco. Ed ecco uno che è andato. Mi piglio il bidone in parte. Ecco, io tiro il bidone. Se può. Inizio a tirare le panchine. Tempo di fare guerra. Mi porto sto signore. Signora! Ok, ora veramente. Dove cazzo sono finito? Ma di sto passo io vado a morire. Cioè. Mi butto da un'altra parte. Mi suicido. Seriamente, dove sono? Seriamente, una palla, devo proteggermi. Che cavolo, che straminchia devo fare? Sono morto. Aspetta, dove sono? Cos'è sta strana? Le stelle! Devo. Tengo una seconda chance per proteggermi, se no mi mandano a fancuore. I piccioni! Ah! Ultima chance. In che senso ultima? Questo sta iniziando a essere molto strano. Io non ho capito perché manco io sono qua, mi sono messo la benda, ma vabbè, per proteggermi dal danno delle altre volte che io sono tipo scienziato pazzo. Ah! E scusi, ma chi è lei? Ah, aiuto!